Buonasera, buonasera, scusate il leggero ritardo, ma stavo per cliccare accendi la telecamera e mi sono accorto che faceva un caldo tremendo e quindi mi sono messo sul ventilatore. Abbiate pazienza, abbiamo iniziato 5 minuti, avete avuto 5 minuti in più di pre-live. Mi spiace, è solo che in questi ultimi giorni è stato veramente un caldo mortale. E quindi ho stabilito che avevo bisogno di un ventilatore. Buonasera Darsu, buonasera Nere, buonasera Suzuki Katana, buonasera BD Silma, buonasera al bot, buonasera a tutti. Come stai? Accaldato? A parte l'accaldato, bene, grazie Arsun, tutto a posto, non mi posso lamentare, dai. E tu come stai? Il problema è la musica del pre... è rilassante, cioè sta pioggia che vi... Vi metto nel... lasciate le preoccupazioni della vita vera. Rilassatevi, sfogatevi. Giusto? Ah! Sì, ho fatto una cosa intelligente perché stavo schioppando di caldo. Sapete che avevo bisogno di un po' di arietta, eh? Oh, adesso mi accendo una pipa, giusto? E poi... Andiamo a vedere cosa dobbiamo fare, perché incominciamo ad avvicinare. Stasera potremmo iniziare con la missione che sto evitando da tempo, cioè quella di Brave Police. Sempre nervoso per colpa del lavoro, che dopo 6 mesi è una condizione naturale, direi. Sì, capisco che dopo 6 mesi di nervosismo cominci quasi ad abituarsi, giusto? Quasi ad abituarsi. Allora, intanto direi che ci mettiamo in un angolino, non so assolutamente dove che mi mettevo, qua. No, non è vero, mi mettevo in alto a destra, mi mettevo perché lì ci sono i dialoghi. Buonasera Landone, ben arrivato Landone, lanciamo Super Robot War. Pep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 
Se vi lo siete chiesti, questo è il suono che fa il copyright strike. Giusto. Eccolo qua. Pereppe. Allora, caro Super Robot. Io ho speso un po' di fondi in giro per le spese. In settimana ho fatto la contabilità di Super Robot Wars. Buonasera, signor Mikazuki. Abbassiamo un po' il volume che mi sta bucando le orecchie. Allora, missione. Allora, direi che possiamo andare con Infinite, Inherited Bravery. Dai. A Roma. Roma. Vai a Roma e comincia la missione, sì. Quindi la prossima fermata è Roma. Sì, è stata una richiesta dal commissario Saejima dell'MPD e della GGG. GGG, la Gazi Global Guard. Pensavo che GGG fosse Gazi Geoid Guard. Non è vero, è Gazi Galaxy Guard. Quindi tutti questi sono organizzazioni differenti, davvero? È una storia lunga, vi ricordate le guerre primigene circa 10 anni fa? Certo, quel casino con gli Zonderiani e le 31 macchine primigene che sono arrivate dal sistema solare trinario, qualunque cosa fosse. Il governo giapponese era cosciente della minaccia imminente, quindi ha fondato una forza di difesa terrestre indipendente. A proposito, ho iniziato a guardare Magic and Knight, come si chiama? Knight and Magic, ma i combattimenti sono veramente orrendi. Sì, non è per i combattimenti. Ragazzi, Geoid Guard, conosciuta anche come GGG. Più tardi la Federazione della Terra ha fondato il suo successore per lo scopo di proteggere lo spazio, la Gazi Galaxy Guard. Come
con la gente della vecchia GGG. Ah giusto, ho sentito che si sono ribellati e sono stati esiliati dalla Terra. E c'è qualcosa che non è ancora conoscenza pubblica. La Galaxy GGG in realtà è andata nel sistema solare trinario. Apparentemente c'erano questi tizi, gli 11 signori del Sol, che volevano distruggere il nostro universo per salvare il loro. Un momento, questo vuol dire che il sistema solare trinario è un universo differente, più precisamente un universo di tanto tempo fa. Stiamo parlando di 15 miliardi, con la B, con la M maiuscola. Apparentemente il Big Bang che ha dato la nascita al nostro universo è successo dopo la fine dell'universo dove si trovava, dove esisteva il sistema solare trinario. Chiaro, no? Ok, mi sta venendo mal di testa. No, un salto così. Vabbè, capisco perché il mondo era appena uscito dalla guerra di un anno, ma c'era un sacco di combattimenti ancora, la società era incasinata. Quindi sono stati lasciati per conto loro, hanno scelto di essere chiamati traditori piuttosto che lasciare il loro universo morire. Erano molto coraggiosi. Sì, non sono mai tornati, possono solo mandare due bambini sulla Terra. Mentre loro sono naufragati in un universo morente. Quindi, quella attuale cos'è? È la nuova Air Defense Brave Force, la Galaxy Global Guard. Hanno ereditato le strutture e l'anima della vecchia GGG. Esistono per proteggere il pianeta dalle minacce dello spazio esterno. Sei molto informato, G1. Sono sempre stato un fanboy della GGG, per essere onesto. Intendo tutti quegli equipaggiamenti avanzati che hanno fatto combinando la conoscenza di civiltà spaziali sconosciute con la tecnologia umana più attuale. È abbastanza per accendere lo spirito di qualunque meccanico. Beh, non hai torto. È solo una citazione diretta della spiegazione dell'exo Reynolds all'incontro dello staff, non è vero? Colpevole. Quindi, se abbiamo ottenuto una richiesta della GGG vuol dire che stiamo occupandoci da una minaccia dello spazio. Non è detto, sembra che avremo a che fare con la Bionet, il sindacato criminale internazionale. Apparentemente hanno una base vicino a Roma e ci vanno ad investigare. Matt Goll si abbona per 48 mesi, grazie Matt Goll. E vabbè, siamo a 4 anni Paolo, comunque mi stai facendo appassionare i robotoni giappi, sono grande fan dei mech occidentali. Quali sono i mech occidentali? Fammi un esempio di mecha occidentale. Bionet, deve essere MechWarrior la cosa. Ah sì, ok, MechWarrior, va bene. Va bene. Basta però, sono finiti lì i mecha occidentali. Bionet, ho sentito che stanno facendo casino recentemente. Scommetto che questo è il motivo per cui il commissario che sei Gima vuole che ce ne occupiamo noi. Capisco perché la MPD vuole che ce ne occupiamo noi, ma cosa c'entra il GGG? Non è il loro lavoro difendere la Terra dai mostri spaziali e robe del genere? Beh, la Bionet normalmente utilizza robot giganti per i loro crimini e atti di terrorismo. Non sono un gruppo che il poliziotto medio può gestire. Capisco. La GGG ha già mandato i suoi agenti sul posto per capire la situazione e l'idea è che li aiutiamo. Agenti GGG. Puoi chiamarli quelli che hanno ereditato l'anima dei Braves. Ma è tutta gente d'azione sulla Dennis Crowd. C'è qualcuno in grado di fare un'investigazione? Avanti, non dimmi che sei dimenticata che abbiamo un detective, un duo di detective a bordo. Hai ragione, aiuta, sarà eccitato di fare il lavoro di pulizia. Va bene. Viva Mikazuki, Matt Goll. Utsumi, non capisco cosa intendi. Non c'è nulla da capire, te lo sto dicendo così com'è. Tu stai sulla Dream Struggler, lascia che noi adulti ci occupiamo della Bionet. Cosa intendi per adulti? Sei un liceale.
Sì, il che mi rende molto più vecchio di un quarto elementare. Ma io sono il capo della Brave Police, sono un ispettore di polizia vero. E in più il commissario Seiji pensa che l'Excellent Inc. possa essere dietro la Bionette. Se c'è una pista che porta all'Excellent, devo scoprirla. Non possiamo lasciare utilizzare le super AI che hanno rubato per il male. Che dici? Puoi darci istruzioni dalla Dre Stragger come un comandante. Stai cercando solo di lasciarmi indietro. Non è quello che. Cerca di capire, Yuta. Siamo solo preoccupati per te. Stiamo parlando della Bionette. Sono tipo criminali tra i criminali. Hanno robot giganti e mostri veri e propri. Penso che sia troppo pericoloso. Ma, Yuta, se qualcosa dovesse succederti, non saprei come dirlo a Kurumi. Non vogliamo sminuire il tuo ruolo come ispettore di polizia, ma semplicemente non possiamo ignorare il fatto che sei un bambino. Quindi lascia che ce ne occupiamo noi. Yuta. Ok, ho capito. Davvero? Se è così che volete farlo, mi arrangio. Yuta! Ah, lascialo stare, non è che possa davvero fare qualcosa. Sei sicuro? Può essere pieno di risorse, lo sai. La storia di sto gioco è che bella che è. Ma certo, ci sono un paio di manga che vorrei vedere citati, ma la trama mi sembra abbastanza fottuta così. Sì, in effetti, manca ancora, non so, non so cosa possa mancare. C'è un lungo elenco di cose che mancano, ma Deckard è con lui, non lascerò che Yuta faccia qualcosa di pericoloso. Spero che sia così. Va bene, tempo di spionaggio, Bionette, stiamo arrivando. Chi è infantile ora, Utsumi? Sì, c'è da considerare che adesso siamo ancora in quella fase in cui stiamo raccogliendo gente. La trama partirà quando abbiamo finito le 147 missioni di reclutamento. Questo aiuta. Isolato B, settore 3, pulito. Trasmissione audio a posto. Aiuta, penso che dovrei stare lì con te. No, no, ti noterebbero troppo. Voglio essere in grado di investigare. Ciononostante, mi tratti anche tu come un bambino? Non è mia intenzione, ma poi aiuta. Sei un bambino, io ti tratto come un calippo. Sei un bambino, ti tratto come un bambino. Come devo trattare? Capite, come un gommone? Capisco, davvero, sono solo un quarto elementare senza abilità particolari, Yuta. Ma sono ancora il capo della Brave Police, sono un bambino, quindi farò il mio lavoro come un bambino. Sei incredibile, Yuta, perché sei fesso. All'inizio pensavo che volessi farlo per dare fastidio agli altri, ma lo fai davvero perché hai un senso del dovere molto forte. Mi farei arrossire, lo sai, quando ero piccolo mia sorella Zuki mi diceva di questo bambino che aveva fatto del suo meglio per combattere durante la grande guerra dei 10 anni fa. 10 anni fa, parla della GGG, sì. Wow, che problema ha sto vecchietto? Che bel bambino! Vuoi diventare il mio 26esimo soggetto di test? No, può essere che sia. Vieni con me, un futuro favoloso ti aspetta. Ah! Ah, ci sta svegliando. Stai bene, bambino? Dove siamo? Non ne sono sicuro, ma penso che sia la base di questi criminali. Devi essere stato rapito come noi. Chissà cosa faranno con noi. Siamo troppi, non penso che ci chiederanno un riscatto. Tra l'altro sono sempre gli stessi civili, che sono quelli a cui capita tutto, chiaramente. Forse saremo dei guinea pig, delle cavie per loro. No, tutto tranne che quello. Calmatevi tutti, gli aiuti stanno arrivando. Sogna, bambino, è tutto finito. Questi tizi non sono dei criminali normali. Sì, hanno qualche tipo di persona bestiale che difende la base. La polizia non potrà salvarci. È vero, Bionette, non, quelli della Bionette non sono criminali normali, ma ci sono persone la cui missione è combattere persone cattive come loro. Esatto! Bella tuta. Credo l'abbia fatta ritagliando dei fustini del detersivo. Dovrebbero essere stati sfrattati, ne sono stati di robot, sono stati catturati e portati qui, evidentemente. Esatto, chiaramente. Noi siamo la GGG Mobile Squad. Siamo venuti a salvarvi. Ci siamo occupati delle guardie, siete liberi di andare. Qualcuno è davvero venuto per noi. Visto? Te l'ho detto che sarebbero arrivati. Come lo sapevi? Gli aspetti possono essere ingannevoli. Sono il capo della Brave Police. La Brave Police. Devi essere l'ispettore Tomonaga. Sì, signore. Siamo stati contrari al tuo partner, Deckard. Ben fatto.
non avrebbe mai trovato la base se non avessi seguito il segnale speciale che il tuo badge manda fuori. Il volto dell'allegria, sono d'accordo. Hai agito come esca e ti sei lasciato catturare apposta, vero? Sei davvero impressionante. È proprio quello era il piano. Ho pensato che non sarebbero stati attenti, così attenti con me perché sono solo un bambino. Grazie per essere stato così coraggioso. Oh, stavo solo facendo il mio lavoro come parte della Brave Police. Quindi, dov'è Deckard? È fuori, fa la diversione, fa il diversivo. La Dreyse Crown sarà qui molto in fretta. Grazie, signore. Non mi chiamare signore, ho solo 20 anni, lo sai. Probabilmente sembri un signore a qualcuno, per qualcuno della sua età. E suppongo di sì, questo mi sa che è karma. Mi spiace, non volevo essere maleducato. Va bene, il mio nome è Mamoru Amami, capitano della GGG Mobile Squad. E questo è il mio partner, il Kumi Kaido, vice capitano. Mamoru Amami, ma è... Cosa se ne fa di tutti questi ostaggi? Apparentemente la Bionetta è riuscita a produrre in massa metallo pseudo Zonder. Chiaramente, chi non ha mai sentito del metallo pseudo Zonder, probabilmente hanno pensato che avrebbero potuto usare degli umani come host. Come hanno potuto? Anche la Bionetta dovrebbe essere conscia di tutte le sofferenze che i robot Zonder hanno causato. Detto questo mi preoccupa. Non è un po' troppo affrettato per la Bionetta? L'ho notato prima di tutto questo, tutti i movimenti recenti non hanno un minimo di logica. È vero. Portiamo queste persone fuori, Mamoru, vai a cercare la stante sul retro. Va bene. Capisco la tua rabbia, ma devi concentrarti sulla missione. Kumi deve essere furioso anche lui e si preoccupa per me. Siete con la GGG Mobile Squad? Sì, conosci la GGG? Suppongo che dovrei mostrare il mio apprezzamento. Grazie per avermi salvato, bambino. Bambino. Innanzitutto, prima mi chiamano signore, ora bambino. Non è proprio la mia giornata. Per piacere, non chiamarmi bambino. Lo sai, ho 20 anni. Oh cielo, il che ti rende 5 anni più grande di me. Di sicuro non li dimostri. Tu hai 15 anni? È un'amica tua, Mamoru? Ah no, ci siamo appena incontrati. Comunque, non è il momento di chiacchierare. È l'ultimo ostaggio che dobbiamo portare al sicuro. Sì, scusatemi, vorreste dirmi i vostri nomi? Io sono Mamoru Amami, capitano della GGG Mobile Squad. Io sono il Kumi Kaido, vice capitano. Il Kumi Kaido, fico. Il mio nome è Alouette Pommier. La Bionette mi ha rapito in Francia e mi ha portato qui in questo posto dimenticato da Dio. Ero terrificata. Ma forse non è andato tutto per il peggio. Sono riuscito a incontrarti, Kaido. Può essere il fato, deve essere il fato. Questo è sicuramente una benedizione mascherata. Mi spiace interrompere il tuo flusso di pensieri, ma dovremmo portarti al sicuro. Oh cielo, è un terremoto. No, è un'esplosione. I Kumi. Certo, cosa sta succedendo? Vai dritta da quella parte, dovresti essere in grado di raggiungere gli altri. Va bene, Kaido, ci vediamo dopo. È piuttosto diretta come ragazza. Andiamo, Mamoru, dobbiamo farlo. Sì, dobbiamo Gai andare. No. Pi. Grazie che... Oh no, aiuto, gli ostaggi sono ancora lì. Non ci arrivate, Gigi. Yuta sta rischiando la sua vita per il bene di questa missione. Devo salvarlo. Sono qui, Deckard. Yuta! È arrivato il trenino. J-Roder sta arrivando, autorizza la combinazione. Ma ci sono troppi nemici. Vi farò guadagnare del tempo. Mamoru! Andiamo, Mamoru! Ora, Yuta! Brave up, J-Decker! J-Decker! Quindi questo è il J-Decker, il primo Brave sviluppato da 10 anni. Dobbiamo essere all'altezza. Base orbitale, ci ricevi? Base orbitale. Capo Gaigo segnala l'autorizzazione della fusione finale. Finale. GGG e la Brave Police assieme. Finalmente i due Brave di questa generazione condividono lo stesso palco. Va bene, fusione finale approvata. Sì signore, finale fusione, program drive. Il compito del signorino è sempre quello di ripetere quello dell'altro a voce più alta, vi ricordo.
Eccolo qua. Buongiorno. Quindi il GGG Gaogaigo sembra come il Gaogaigar e ci assomigliano anche del dove. Yuta, ce ne occupiamo noi. Il ladri di Stroud sarà qui molto presto. Vai al sicuro. Ok. Facciamolo, Jay Decker. Ricevuto, Gaogaigo. Entrambi il Gaogaigo e la Brave Police hanno ereditato il loro coraggio. E voi assisterete al potere che ci dà. Osservate, siamo i nuovi Brave. Vabbè, sconfiggi tutti i nemici. Direi che possiamo sconfiggerli da questo lato. A posto. Adesso, se educatamente il Ladris Kraus non arrivasse dall'altro lato, sarei più contento. Però non possiamo sapere. Aha! Vai, vediamo cosa fa. Avanti Mamoru, mostriamogli cosa che il Gaogaigo è un degno successore del re dei Cora dei Braves. Non gasate troppo i kumi e ricordati di dargli il controllo se ne hai bisogno. Sì, l'attacco è la via giusta, lascialo a me. Quindi lui attacca e l'altro difende, va bene. Ma com'è fatto? Come è fatto questo rollo? Ci tira un pugno rotante. Va bene. Pantoning Plus, ci sarà anche quello base secondo voi? Io con quel buco suppongo si è distrutto, ma mi sa di no. Vabbè, i cattivi sono molto bellini. Vada, vada, faccia. È tutto bellissimo. Come è tutto bellissimo. Il cattivo è molto bellino. Guarda come ruota il braccio, così che i bambini possono giocare a fare i robottoni. Prego, prego. Vada, Phantom Ring Class. Oh, un bellissimo robot che metteremo nell'hangar e non toccheremo mai più dopo questa missione, temo. Allora, tutta questa gente si avvicina, come previsto. Ikumi, Jay Decker e la Drace Kraus. Selezioniamo l'unità. Allora, Combattora, Great Mazinger, Licinana con Koji. L'Ikaruga va bene. Psybuster, Black Vein, il Voltes, il Barbatus, non possiamo farne a meno. Gridoman, continuiamo a portarci Gridoman. E poi chi ci portiamo delle tre di Rayart? Vogliamo andare con Ikaru? Andiamo sul classico? Purtroppo Fu ha pochi attacchi, veramente solo due attacchi inutili. Vabbè, venga Fu, cioè Ikaru, venga. La presenza del Jay Decker e del Gaogaigo della GGG è confermata, sono entrambi in buone condizioni. Inoltre la presenza di robot unità multiple è confermata, crediamo che siano affiliati con la Bionet. GGG ci dice che tutti gli ostaggi sono stati evacuati. E ragazzi, sono qui, sono un pixel qua sotto. Ehi, aiuta! Sono contento che il boss stia bene. Ma questo è stato troppo azzardato anche per lui. Ciononostante, non saremmo stati in grado di trovarli se non avesse rischiato la sua vita. Lui è senza dubbio il capo della Brave Police. Mandiamo un team a terra e raccogliamo aiuto e gli ostaggi e portiamoli al sicuro. Il nostro team mobile scoprirà con la GGG e intercetterà i robot della Bionet. Questo è Mamoru Amami, capitano della Mobile Squad GGG. Grazie per l'assistenza.
È un sacco che non ci vediamo, Mamoru. Quanto tempo, Mamoru? Caramba, che sorpresa. Kaido è con te? Shiro, ti sei unito alla Drace Krause? Conosci Shiro? Sì, ci conosciamo sin dalle elementari. Sei proprio qualcuno incredibile. Hai salvato gli ostaggi prima che arrivassimo anche qui. Capisco perché ti hanno fatto capitano della Mobile Squad. Anche tu non sei un perditempo. Ho sentito cosa hai fatto in Africa. Il turismo sessuale, suppongo. So che vorreste aggiornarvi, e possiamo farlo più tardi. I robot vorrebbero ucciderci. Sono contento che non sei cambiato, Kaido. Ha ragione, però. Parliamo dopo, Shiro. Ecco, bravo. Ma anche non parliamo, tanto non vi vediamo mai più. I robot della Bionetta sono controllati dal metallo pseudo-Zonder. Non hanno avuto la chance di impiantare degli ospiti, quindi sentitevi liberi di distruggerli fortissimo. Tutte le unità, assistete il Gao Gai Go e intercettate la Bionetta. Andiamo, Mamoru. Va bene, mostriamo il potere del re dei Braves. Ok. Allora, in teoria tu puoi addirittura trasformare... Pilot Switchy! C'è Pilot Switchy! E quindi cambia gli attacchi. Drill Knee, Broken Phantom. E se faccio Pilot Switchy... Ho gli stessi attacchi. Che cacchio cambia? Farà più danni, prenderà meno danni, suppongo. Ma allora, la vita è bella ed è soprattutto troppo breve perché io possa sprecarla a livellare questi robot. Quindi andate via dalle balle. State in stand-by. Allora, cominciamo con le cose serie. Mikazuki, vai a fare amicizia. Il secondo di Cinana l'abbiamo lasciato a casa al momento. Ecco, questo è il motivo per cui l'abbiamo lasciato a casa. Vabbè, Mikazuki, che cosa vuoi che ti dica, Mikazuki? Il combatto era Vui. Ok, vediamo quanti danni fanno, perché non abbiamo ancora preso una mazzata. È arrivato con Tetsuya Tsurugi, il secondo di Cinana. Guardate, io sono indietrissimo con le sigle, adesso poi vi metto tutte le sigle sul Discord. Devo farvi un po' di aggiornamenti su Discord delle varie serie che abbiamo sbloccato. Combattora qui, vai sempre bene, sei sempre utile, io devo dire, che non posso lamentarmi. Attenzione, cosa farà lui di nuovo? Niente, ci tira sempre qua. Panino rotante che manga colpisce, va bene. Vabbè. Allora io vorrei tenere viva la questione del coso e fare dannazione, non posso, peccato, volevo fare attaccare lo stesso Tetsuya. Tetsuya Tsurugi con la Mazinger Blade c'ha il 24% di critico. Mamoru e Kaido e Shiro sono diventati tutti degli adulti a posto. È ora di impegnarsi, un sacco da insegnargli e loro hanno un sacco da imparare. Ikuzo, Mazinger Blade!
Bravo Tetsuya che devi recuperare un sacco di kill sugli altri. Io non ho mai amato Goldrake, quindi Sisma. Mai. Allora, io mi rendo conto che lei potrebbe fare questa missione assolutamente da solo. Io glielo dico. Devo fare una missione in cui tiro fuori lui e Mikazuki e basta. Li metto in un posto e aspettino che arrivino loro e li uccido tutti in contrattacchi. Non faccio neanche un attacco. Uno dei più vecchi robot di Super Robot Wars è di quello che io ho giocato, Billy Silma. Difatti lo porterò dietro per quello. Ok, allora. Quanto vai avanti? Vabbè, sono chiaramente dei pingoni, quindi arriveranno dei Tokyo 3 e Gao Gai Gar. E non mi ricordo bene, ma ricordo quegli eventi della mia infanzia. Mi impegnerò un sacco e combatterò come il leone coraggioso. Chissà chi è il leone coraggioso, ma ci crediamo. Non era su Game Boy, perché l'ho giocato a colori. Sono troppo deboli e ci stanno prendendo troppo poco. O arriva nei rinforzi, una missione che dovevamo fare tipo 800 missioni fa. Gai, Mamoru e Kaido stanno facendo del loro meglio per proteggere il pianeta che è amato così tanto. Li masteremo come si fa fino al giorno in cui ritornerai. Buresto Faia! L'ho detto almeno una volta live, dobbiamo dirlo, ve lo dico. Non si va a dormire se non ho detto Buresto Faia almeno una volta. Accettabile anche Buresto Barn. Bravo Cody, che parte di livello 12 che ne abbiamo bisogno. Allora, il Vultus può fare molto poco perché non ha... Ah, adesso ce l'ha l'attacco. Ah, perché eri a range, eri... non ci arrivavi, ho capito. Qua ci arrivi. Chi l'ha chiesto? Il Vultus 5? Ciao Mauro Twitch, che è dannatamente più debole del combattere, io ve lo dico. Fa un pelo più di danni, ma è molto più debole. Il Voltes non sarà semplice portarcelo per tutta la campagna. Va bene. Va bene, non può fare niente. Dubito lei arrivi ad attaccare. Quindi mettiamola di qua. E l'Ikaruga, santa pazienza. Ci arriva. L'Ikaruga arriva. Dubito uccida, ma arriva. Anche lui possiamo far scendere con Mikazuki e cosa. Ho sentito che parte della roba tecnica del Gao Gai Go è basato sulla cultura aliena. Un miracolo costruito da combinazione di culture differenti. Il Gao Gai Go è l'esempio primario del mio sogno.
Quanto è carino il nerd dei robottoni per chi sta seguendo Might and Magic. Vabbè, non è inutile che le faccio fare attacco, tanto mi manca. Dreistrager. Ma venga, non la facciamo attaccare mai. Si avvicini. Allora, lei deve fare un livello. Va bene, faccia il livello. Un attacco da un robot, il mio cuore batte e schiva. Certo. Ah, bravissimo. Fai un altro PX. Comunque le musiche sotto sono veramente la cosa più bella. Cioè che sotto abbiano le musiche. Mi scalda il cuore ogni volta che parte, che agisce uno dei robot che mi piacciono. Vabbè. Fai raid. Guarda, non mi interessa neanche vedere proprio la questione. Non me ne può. Qualcosa sta arrivando. Oh, i rinforzi. Non sono tanti, possiamo farcela. C'è anche il robot del Dr. Gauss. Questo conferma che anche lui è supportato da Excellent Inc. C'è una connessione tra la Bionet e la Excellent Inc. State attenti, c'è qualcosa di differente sui robot della Bionet. In che senso? Come, a differenza degli altri, dentro ha dei piloti umani. Il potere è una scala completamente diversa, paragonata a quelli controllati dal metallo pseudo Zonder. Quindi sono il loro asso nella manica. Una volta che li abbatteremo, la battaglia sarà nostra. Andiamo, Ikumi! Se c'è lì dentro un pilota, dobbiamo. Abbiamo il lavoro preparato per noi. Va bene. Bravissimi, bravissimi. Siete fortissimi, siete super fortissimi. A posto. Allora, torniamo a noi. Mikazuki. Dia un colpetto a questo poveretto. L'unica cosa che posso notare è che i mecha hanno sta testa gigante nelle cutscene. Boh, potevano farli proporzionati. E beh, sono semi-deformed. Semi. Ma non è morto? Ha schivato? Non l'ho notato che ha schivato? Tetsu! Fallo fuori. Power dake de kono ore ni kateru to omou na yo. Drill pressure! Drill pressure punch! Bravissimo.
Vada, vada, lei li addolcisca tutti. ...3508, onestissimo come sempre. Considerato che non viene colpito. Allora, è inutile che ci giriamo attorno, lei nessuno, se attaccano tutti lei, siamo tutti a posto. ...5993, va bene, ottima scelta. Perfetto. Allora, chi vogliamo che faccia la kill? Onestamente il Vultus, che è un po' indietro. Tra l'altro il combattora è a casa sua ancora. Vai là. Tu in teoria arrivi fin qua. Posso fermarti un coso prima e fare quello sotto? La risposta è no. Ma sì, vabbè, fai, fai. Buonanotte Arsun! Analizzando il gioco come GTR, qua ti sembra rompiballe con un team ad alto dodge? In che senso? Cioè, se gli avversari hanno alto dodge o se tu hai alto dodge? La risposta comunque dipende da che squadra hai. Se ti fai la squadra con alto hit, non hai grossi problemi con l'alto dodge. Se hai livellato male, devi scegliere la squadra con buon senso. Se hai livellato bene, molto meno. Allora, questo qua sembra essere duro, ma è uguale a quello di prima. ...3200 con l'attacco base non è male. Rompibile, mi pare che la schivata sia OP, poi non ci sto giocando, qui volevo un parere. Ma allora, la schivata è un all-in, Madgol. I probò che hanno alta schivata hanno bassi punti vita. Il che vuol dire che con i boss, che invece hanno un hit molto alto, la schivata non è garantita. Quindi devi ragionare che che ti va più la basi più sulla fortuna, mentre i tanconi ti garantiscono di prendere pochi danni e quindi puoi lasciare che ti colpiscano. Quelli con alto dodge, se sbagli i tiri tra virgolette, sono andati. Ma del tipo che con i boss non prendi due colpi, ti abbatte il primo. Passaggio di livello, bravissimi. Lei si metta qua. Non uccide con la Beam Sword. Perché non uccide?
non fa danni la BIM, i BIM non gli fanno niente. Sì, conta Mad Gold che non è un gioco difficile, ok? Ha preso zero danni? È una mia impressione, ho preso zero danni, non ci ho fatto, non ho guardato, stavo parlando con voi. Mi sono perso. Va bene, stia lì, adesso 8400 cosi tutti attorno. Ho fatto con tutti, no, ce n'è una che devo ancora muovere. Chi è che devo ancora muovere? Ah, eccolo qua. Ma se io invece di fare questo faccio un... non posso fare un Breath of Fire là e quindi faccio questo. Non è un gioco difficile. Probabilmente se alzi la difficoltà più su, sì, devi farci più attenzione. La difficoltà come stiamo giocandolo noi mi concede degli errori. Perché un sacco di variabili di difesa rispetto agli attacchi, il tipo di arma che usi, la dimensione del robot che scalano i danni o li aumentano o aumenta la difesa. C'è tutta una serie di parametri che se alzi la difficoltà possono essere, non dico impegnativi perché non te lo so dire, ma che comunque vanno considerati. È un gioco con un sacco di sistemi e sottosistemi e cose che puoi fare. Quanto l'abbiamo suonata nei coin up in Giappone, io e Gwen far questa, la sigla che sentite sotto. Non mi ricordo come si chiama, quella che Gwen far chiama la lavatrice. Vada, vada, faccia, batta chi deve abbattere. Perché era uscita da poco ed è arrivato sui coin up mentre eravamo lì. E siccome avevamo visto la serie ci siamo assolutamente intrippati a suonarla sulla lavatrice, appunto. Vede, prendi molti meno danni del Vultus. Ha preso il 30-40% di danni in meno, Missie del... Sono quel genere di giocatore che ama rompere l'IA e vince praticamente al tavolino. Se non è possibile, aggiunge sfida. Probabilmente ha abbastanza sistemi da concedere di provarci. Mettila così. Vai, vai, Koji, abbattine un altro. Koji prende un po' tanti danni. Infatti ammetto che vorrei tanto sbloccargli un robot più decente. Attaccano gente a caso. Sì, la IA di questi casi non è proprio elevatissima, eh. Non è che proprio faccia sempre le scelte ottimali, tipo concentrare il fuoco su un robot. Oh no, no! Un attacco discreto.
Vai. L'ho detto, quindi ingeriscono su vicinana. Avendolo io detto, loro infieriscono. Vai, vai, Kabuto Koji. Allora, se io faccio, in teoria posso anche prenderlo, però io potrei allegramente fare invece che questo, prendi un quarto del danno. ...7400 punti vita, neanche tanti. Prendo quello del danno, ma schiva. Proprio gli fai 2808. Non tanto. Ma sì, attacchi. Chi è questo qua? Questo è diverso. Ah, questo è il pilota. E ha 22.100 danni, ecco. Cioè, punti vita. Grido, ma era meglio schivare. No, non fa tanti danni. Gritto Beam! Allora, lei può attaccare. E può attaccare questo. 93% di tirarlo giù. Andiamo. Che la Stragger deve fare un po' di livelli. Se no, tanto ce la devi sempre portare dietro. Se non ha livelli. Poi ammetto che è una bella nave. Bravo, ti distraggo. Un in meno di cui devo occuparmi. Mikazuki, non è che tu per puro caso puoi fare un Naxel e andare tipo qua e fare una Tail Blade tipo su questo, così lo abbattiamo in questo turno? Dobbiamo fare qualcosa per quell'armatura, è molto resistente. Se la colpisco ancora un po' si rompe. Va bene, Mikazuki, la strategia di Mikazuki. Potrei, con un'idea, colpiamola più forte. Tanto manchi, dai, non è inutile che vediamo questa animazione. Piuttosto usiamo un bel licinana. Visto deve fare queste kill. Prima gli diamo un mecha decente. Mi sono contento. Bravissimo, Koji Kabuto è livello 13. Allora,
E cominciamo con gli attacchi seri. Allora, intanto che combatto la fa un attacco, io vado a prendermi dell'acqua fresca, arrivo subito. E di ecco, mi hai neanche finito l'attacco. Ha fatto 7019 danni, Prima faceva 1000 danni, questo fa 2000 danni, quindi il doppio. Poi, già che ci sei, non volevo fare questo, volevo fare supporters. Nemmeno. Volevo fare spirit, ecco, spirit è giusto. Allora, faccia, va che sano. Allora, vai, 3% di essere abbattuto. No dai, no, lui no, 7100. Cyber Change. Poi conto un'altra cosa, Matt Gold, che per il momento le missioni, siccome sono quelle di reclutamento, sono tutte C tutti. Ma poi non è detto che gli obiettivi restino quelli, Quindi se hai scorte piuttosto che hai varie robe, puoi avere vari tipi di missioni. Quindi non è detto che schivare e fare pochi danni alla volta sia sempre la soluzione giusta. Perché ovviamente conta che chi schiva fa meno danni in genere. Poi è vero che non tutte le unità sono state fatte uguali dal signore dei robottoni. Vada che un attacco lo regge. Secondo voi il cockpit dove sarà in questo robottone? Non in questo, nel cattivo. Ah, non posso fare questo. In realtà dovrei poter fare questo. Abbiamo qualcosa che ci aumenta il morale. No, non abbiamo quello che ci aumenta il morale. E vabbè, facciamo oltre il cooking. Facciamo oltre il cooking. Deve fare PX il Vultus. Ken!
supponendo che il cockpit sia o nella testa o al centro del torso, sei ancora vivo. Forse no, perché è esploso, però dettagli. Il robot controllato col pilota ha smesso di muoversi. Salviamo il nucleo. Sì, ma vada via da lì. Nucleo salvato. È entrato in uno stato dormiente. Occupiamoci degli altri nemici. Certo. Bravo che torna indietro, bravissimo. E li mettiamo qui. Quattro unità, chi che non ha ancora agito? Ah beh, tutta questa gente qua dietro non ha ancora agito, giustamente. Ma perché non è in range? E poi chi mi manca ancora? Ah, il Gridman. Gridman, io non so se porterò appresso il Gridman. Se non mi sbloccano le altre armi, non porterò appresso il Gridman. Purtroppo, ma c'è troppa roba bella da portarsi dietro. Cosa sta facendo? Uno schiaffone. Il terribile arma dello schiaffone. Lo schiaffazzo, nello specifico. Bell'attacco, complimenti. Allora, chi vogliamo fare far fare l'ultima kill? Io continuerei con Koji, giusto perché mi piacerebbe fargli salire sto maledetto score per cambiargli in gamba. E più in fretta glielo faccio fare, più meno mi pesa porre dietro con l'Ichinana di scarsa utilità. Bravo Koji Kabuto. Il professor Kabuto sarebbe fiero di te. È finita. No, non ancora. Dove va? Per essere sicuri dobbiamo purificare il nucleo ora. Facciamolo. Curatio, teneritas sed, parole latine a coctura. Quella luce, lo sapevo, ma Morue, cosa sta facendo? Secondo i miei dati sta facendo una purificazione. Il processo recupera un umano posseduto dal metallo Zonder e lo rimette normale. Quindi vedremo che controllava il robot, giusto? Cosa c'è, Mamoru? È il vecchietto che mi ha rapito. È il dottor Thanatos, il leader della Bionet. Thanatos? Impossibile. Non è impossibile che il leader della Bionet si trasformi lui stesso con un robot pseudo Zonder. Ma ho visto la sua faccia nei registri, è lui, ne sono sicuro. Capitano Amami, terremo il dottor Thanatos in custodia per ora. Gli faremo le domande alle autorità appropriate. Certo, qualcosa è strano, normalmente dopo che purificano il nostro Zonder piangono e si pentono delle loro azioni malvagie, e ciò nonostante... tu devi essere il 26esimo soggetto di test. Ah sì, il bambino delle stelle del sistema solare trinario. Non vedo l'ora di dissezionarti. Andiamocene, Mamoru, c'è qualcosa di strano in lui. Ma Pectofolex fraum. Thanatos è svenuto. Che è successo? Tu sei Betterman Lamia. Betterman? Capitano Amami, cos'è un Betterman? Scimmie che hanno sorpassato i limiti dell'umanità, forme di vita con un'adattabilità ambientale superiore. Consumando i semi animus nati dal corpo umano, possono mutare in altre forme. Possono fare cosa? Cosa ci fa un Betterman qui? Sto prendendo questo umano. Quella è una scimmia. Vabbè, ho sentito una voce nella mia testa. Anch'io, era telepatia? Non è una delle abilità di Betterman. L'accesso al canale linfido? Perché hai bisogno del dottor Thanatos?
per il confronto che arriverà. Contro chi? Torna dentro, Gaogaigo, Mamoru. Torna dentro che è il Gaogaigo, Mamoru. Lo inseguiamo. Ok. Ah, sono andato via così? Ce l'abbiamo fatta. Betterman, dici perché hai bisogno di Thanatos? Creature della luce. Creature di cosa? Stai parlando di Mamoru? Betterman Lamia, chi o cosa vorrei combattere? Una rivoluzione sta arrivando, lo spazio dimensionale sarà conquistato e allora tutte le creature viventi diventeranno luce. Saranno tutti trasformati in luce. Combatteremo che possiamo tornare al luogo di nascita dell'anima. Altri come te. Mamoru, guarda! Vabbè, tutta una serie di personaggi. Ci sono 7 Betterman. Sara, l'animus nato da questo qua che si chiama Thanatos. Un seme Socius, senza dubbio. Ora posso aprire la strada Socius. Uno strappo dimensionale. Ha aperto una finestra ES da solo. Si sta portando via Thanatos, creatura della luce. Se l'uomo vuole sopravvivere e stare bene, allora il re conquistatore deve essere combattuto. Vai verso il cielo, che il gioiello della vita lo sta indicando. Cosa cerchi di dirci? Non capisco. Si è andato. Lo strappo si è chiuso. Ci hanno fregati. Non capisco cosa cercava di dirci Betterman Lamia, ma ho l'impressione che presto o tardi combatteremo questo re conquistatore. Anche secondo me, hai capito la trama. Mi spiace che ho fatto preoccupare tutti. Nessun membro della Brave Police deve agire da solo, è esattamente quello che hai fatto. Per piacere cerca di immaginare come ci siamo sentiti quando Decker ci ha detto che mi è stato rapito. Decker ha dovuto ripetutamente chiederci di calmarci, ma la mia super AI stava per sciogliersi. Non farlo più, va bene? Ragazzi, mi spiace davvero, ma non posso promettere questo. Io sono il capo della Brave Police. Voi rischiate sempre le vostre vite in battaglia, qualche volta devo fare anch'io così. Non credo che saremo in grado di cambiare, di far cambiare di aiuto su questa cosa qui. Intendo, capisco, però. Quindi quello che dobbiamo fare è continuare a seguire i suoi ordini mentre facciamo tutto quello che possiamo per proteggerlo. Deckard, quindi aiuta, tu continua a concentrarti nei tuoi doveri come capo, noi ci occuperemo del resto. Ok. Per le ombre, ho una sensazione che non sarà l'ultima volta che ci capiterà. Possibile, ma vale la pena. Ognuno di noi rischierebbe la sua vita per il nostro capo. Grazie ragazzi, conto su di voi. Mi spiace, aiuta. Non stavamo prendendoti seriamente, ma il tuo successo di oggi. Il successo di oggi è grazie a te. Oh, va tutto bene, so che eravate solo preoccupati per me, ma voglio che capiate, anche se sono solo un bambino, ci sono cose che io posso fare. Sei stato bravissimo, aiuta. E ho incontrato uno dei miei eroi. Tuoi eroi. Ah, eccolo qua. Benvenuti sulla nave Drace Krauss, signori. Ok, facciamolo per bene questa volta. Io sono Mamoru Amami, capitano della Mobile Squad GGG. Come ordinato dal capo, io ora mi unisco alla Drace Krauss. Izumi Kaido, vice capitano, sono il pilota principale della testa del Gaogaigo. Il capo Akamatsu mi ha spiegato di voi, grazie per esservi uniti, sarete un asset al nostro team. Beh, gli ostaggi salvati dalla Bionet, l'IFF si occuperà di portarli a casa loro. Non c'era più la casa, li ha distrutta 5-6 battaglie fa. Speriamo che sia l'ultima volta che sentiamo parlare della Bionet. Non ne sono così sicuro, almeno dobbiamo scoprire il coinvolgimento dell'Excellent Link. E in più dobbiamo scoprire una spiegazione per il comportamento confuso della Bionet recente. E il comportamento particolarmente strano di Thanatos, forse la chiave per risolvere il mistero. Sono sicuro che potremo scoprirlo tutti assieme. Sono ottimista come quando eri un bambino, Kabuto. Quindi è vero che vi conoscete dalle elementari. Mio fratello, il precedente capitano della Mobile Squad GGG, Gai Shishio, hanno combattuto assieme molte volte 10 anni fa. Ed è qui che sono diventati amici con Shiro. Non siete cambiati neanche un po', siete ancora diretti, sei ancora diretto, non sei sottile e sei rozzo. E tu sei ancora
spinoso come un cactus. Qual è il tuo come fai, Mamoro? Come sopporti il suo lamentarsi continuo? Oh, si è calmato un sacco. Sì, è vero, non ci avrebbe non ci avrebbe dato retta allora. Era tanto tempo fa, però comunque mi sono contento che tu ora possa socializzare, Kaido. Beh, suppongo che un po' della personalità allegra di Mamoru mi sia passata. Volevo chiedere, la tua macchina è un successore del Gaogaigar, giusto? Ma è una macchina a due sedili, a differenza del Gaogaigar. A pensarci bene, Gai Shishio faceva la fusione finale da solo per formare il Gaogaigar, da quel che ricordo. Il nucleo era Galeon, il leone nato nello spazio meccanico dal sistema solare trinario. Ciononostante, il Gaogaigo ha un nucleo completamente diverso fatto sulla Terra, il Kakuseijin Gai. Ah, un Kakuseijin, se ricordo bene, era una serie di neuronoidi. Non so cosa si dice. C'era una serie di pod investigativi pilotati con quel nome. I neuronoidi possono solo essere attivati attraverso gli impulsi doppi emessi dal cervello di una coppia di individui speciali chiamati Dual Kinds. Ed è per questo che voi due pilotate assieme. Un ibrido di extraterrestre e tecnologia pura terrestre, una nuova generazione di Brain. Per caso il capo Akamatsu era lo sviluppatore della serie originale Kakuseijin. A proposito, il capo Akamatsu ha lasciato un messaggio per voi. Se andate nello spazio, venite a trovarci nella Orbit Base. Conoscendolo vuol sapere di più dei robot della Dreams Cloud. Avremo bisogno dell'aiuto da GGG nel futuro, non è vero, Mitsuba? Quindi contiamo di andare nella Orbit Base molto presto. Grazie, capitano Mitsuba. Arrivederci. Che figo, Mamoru. Sembra che viaggeremo assieme, d'ora in poi, aiuta. Perché tu lo sappia, farò del mio meglio per raggiungerti. Sei sempre stato il mio mito, Mamoru, il bambino che combatteva nella Primeval War assieme ai Brave. Sei così fico. È la cosa più bella che qualcuno mi aveva mai detto. Come Mamoru e Gai, wow. Qual è il problema, aiuta? Puoi dirmi quello che vuoi, lo sai. È solo che sei capitano ora. Se una volta eri come me, vuol dire che ora devo impegnarmi e crescere per essere fico quanto te. Sono sicuro che ci arriverà, aiuta, probabilmente andrei anche oltre. Grazie, Mamoru. La Dreams Cloud sarà il nostro nuovo campo di battaglia. Faremo del nostro meglio. Gai, io, aiuta, Jay Decker e tutti gli altri. Erediteremo l'anima dei Brave e vi faremo orgogliosi. Renderemo orgogliosi. Va bene, grazie. Lui è score 15. Mamma mia, è indietro che è il povero Koji. Allora, salviamo. Mission. Perfetto, allora abbiamo le due di trama che sono quassù e poi abbiamo dell'altra roba. Difendi il monumento del 30° anniversario di Super Robot Wars dai nemici che vogliono abbatterlo. Andiamo a difendere il monumento di Super Robot Wars. Attenzione. A Osaka. Una inaugurazione, 3 anni fa c'è stata una grande guerra, sono stati tutte le nazioni, ma stanno combattuti tutti assieme. Domani un monumento sarà dedicato a questa guerra. Ti ho sentito parlare, era prima dell'era dei mobile suit, quindi è stato combattuto da un sacco di custom job. In termini di oggi sarebbero tutti super robot. È vero, è per questo che ora chiamiamo quel conflitto le Super Robot War, va bene, Super Robot War. Il comandante crede che ci sia il malcontento che cerca di evitare e rivelare il monumento. Buonasera, Vilit. Ciononostante, non posso rovinare la sorpresa mettendo della sicurezza pesante nell'area. Quindi tocca a noi, questa è la missione, difenderemo il monumento da tutti quelli che cercano di interferire alla sua scopertura. Special scenario. Felice 30° anniversario, grazie. Pepepepe, pepepepe, pepepepe.
Non posso. Devo finalizzare così? Questo è il monumento, eh? Perché monumentone, mamma mia, un sasso. Ah, lo tengono dietro quelle planche fino alla cerimonia. Bisogna difenderlo dalla cerimonia di domani. Capitano, una forza sconosciuta sta avvicinandosi. È molto prima di quanto ci aspettavamo. Le forze nemiche sono fatte da un numero differente di tipi di nemici. Lanciare tutte le unità. Ok, selecti unit, grazie. Combattora, Mazinga, Icinana, Flamingo Dryad, Vicaruga, Psybuster, Voltes, Barbatos, Lagwane e Gridoman. Anche se anche questo qua, il Vanain non era male, eh. Dai, stiamo con Gridoman. Il Gaugai Go, quindi. Qua sì, non sparate al monumento. Le plance del monumento. Ecco qua. Questo è il monumento. Immaginavo, eh. Quello è il monumento del 30° anniversario. Abbiamo avuto una rivelazione privata, ora non possiamo poltrire. Tutte unità, attaccare, difendete il monumento, il simbolo del nostro orgoglio, da questi fuorilegge. Va bene, mandiamoli a casa. Allora, cosa abbiamo di bello? Abbiamo, guarda cosa c'è qua. Un Gyaradoga. Un Dracul, questo l'abbiamo già visto, il Dead Magnet l'abbiamo già visto, un Urkushula, un Gazzacchi, il Garasect V2 ed il Garazulu. Da giusto rispetto ai caduti di guerra nella sua serietà, esatto, esattamente. Allora, Mikazuki, dove sei? Qua. Mobile Suit. Guarda lo sfondino del 30° anniversario, va bene. Bendy non è. Arrivederla 1. E poi basta, che nessun altro arriverà ad attaccare tutto questo. Con tutta la buona volontà. Addirittura Tetsuya arriva ad attaccare, non ci si crede. Mazinga no chikara sono me ni yakitsukeru. Questo è il Mazinga, stupido Gunda. No, dire. E ancora untouched. Mai che diciamo di nuovo l'attacco,
Incredibile, come niente lo mi ha toccato finora. Tranquillo, spari, spari. Spara piselli, vada. A posto. Allora, vediamo cosa succede adesso. Questo qua dice di suicidarsi. Combattere con tutti i mobili su che ci sono là fuori. Bravo Erni. Guarda Ozaku. No, è stato colpito, 143 danni. Questa è chiaramente una missione rilassante. Grazie. È morto anche lui. Ah, bravissimi. Allora. Ah, non killa lui. E se lo mando invece qua. Non c'è bisogno, vero? No, ancora no. Difatti al momento non è tra quelli che porterei fino alla fine, Lili. Oh, ho detto quello che deve fare. Mikazuki, non giriamoci attorno, dai. Sopravvive a questo attacco. Lui no. Non sia mai che... Allora lei, signorina, dove arriva? Di 8300 danni. Va bene, vai. Così è una kill per Tetsuya.
切り裂け！Guarda come lascia 153, maledizione. La domanda è, a 153 c'è qualche povero pirla che dobbiamo far livellare? E che ha difficoltà a livellare? Onestamente no. Se fosse Gwenfar potrebbe riconoscere tutti questi Zaku da che serie provengono. Se faccio così, para para pa 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 pa. Figurati, non scherzare. Io devo farmi un recuperone di serie di Gundam. Grazie. Mazinga può andare qua. E fare overkill. Kokoro o rikai shinai kikai ga ore ni kateru to omou na yo. Resto barn. È un po' overkill, con 153 punti di ferita. Per il presto barn. No. Fiori Caruga venga in qua. Anche lui non è detto che ce lo portiamo dietro per sempre. Chi è che deve ancora muovere? Chi mi manca da muovere? Ho mosso tutti. Ah, la nave! Dai. Bravo, ottima idea. Mi sono sempre chiesto cosa c'entrasse Excalibur col Voltes. Anche da piccolo mi sono detto, ma cosa c'entra Excalibur? Bella, bellissima, però cosa c'entra? La risposta è niente. Oh, Nose! Nomefigo.exe, esattamente, esattamente quello. Un caspio c'entrava, ma nelle nostre menti di bambini suonava molto bene. Sono d'accordo con lui, assolutamente. A sentirlo adesso è inascoltabile, ma allora suonava bene. Non posso dire di no.
Vada con un bel Thunder Break. Mazinga ha finito l'energia. Potrebbe notare la barra del... Va bene, devi trovare una missione fillerino, dai. Missione fillerino. Perfetto, non dirubando la cerimonia, possiamo godercela, non sono sicuro che sia quello il punto. Abbiamo già visto il monumento e ci sono altri posti in cui dobbiamo essere, le persone hanno bisogno del nostro aiuto. Il quartiere generale ci manda alcune parti di alto profilo per la nostra, perché abbiamo fatto questa missione. Vieti di accettare, ci aiuteranno nelle battaglie a venire. Sapete che stiamo tipo facendo una super robot war anche noi, vero? Suppongo di sì, le persone di tutte le origini e i background combattono assieme. Il 30° anniversario delle Super Robot Wars porteremo la loro eredità avanti verso un futuro luminoso. In questa momentanea occasione del 30° anniversario ringraziamo tutti quelli che ci hanno portato fino qui. E promettiamo di mettere il nostro cuore e anima nel creare il futuro per questo futuro per le generazioni a venire. Va bene, facciamo i sequel. Vabbè, ci dà un po' di roba varia, ci piace. Non me lo sono spoilerato, ma chissà che mezzo prende Koji dopo che è diventato asso. Avrebbe tre alternative. Vedi? Guarda, Koji è arrivato a 24, sta recuperando velocemente. Il Vultus è a 22, dai, buono. Kazuki ha 27 e lo stiamo tenendo un po' indietro, io ve lo dico. Allora, salviamo, scusatemi, mi sono dimenticato. Save, sì. Mission Far From Tokyo. Vai. Allora, poi tocca Singapore, ho sentito che c'è un sacco di attività DBD. Se andiamo lì noi, l'altro stato probabilmente investiga le DBD. Se altra gente si presenta, potrebbe essere della brava gente o dei cattivoni. Possiamo per piacere non avere altri cattivi, siamo pieni di nemici al momento. Ma non è figo, le persone incontriamo persone da un altro mondo. Beh sì, però non vedo l'ora di vedere chi incontriamo, vorrei essere così ottimista. Aiuta, ha ragione, quale dei due? Va bene essere in guardia, ma dobbiamo anche restare positivi. No, Mad Gold, ce ne sono ancora mille serie. Mille serie ancora. Mille. Mille. Ma tipo che ci mancheranno ancora, non so, 20 missioni in cui sblocchiamo gente, se non 30, se non 40. Ancora dove siamo finiti questa volta? Con dei quanti? Cosa? Demoni, se state qui, state mandati qui dalla sfera nera come noi, ce ne sono così tanti, ma vedo le luci della città dietro di me, le luci calde che illuminano le vite delle persone in pace, non importa dove sono, cosa mi succede, proteggerò queste luci e queste persone. Avanti demoni, Chirogami è pronto ad affrontarvi, giuro nel nome del Imperial Combat Review Flower Division, nessuno di voi farà un passo oltre me. Allora, quanto sono distanti tutti? Abbastanza da permetterci di fare un attacco? Sì, perché non ci prendono... Dei tirannidi abbiamo trovato, amici. Dei tirannidi. La Flower Division cos'è? Sakura Wars?
怪物が相手だろうとやってみせる。正義のために俺は戦う。じゃあ4488、va bene. Sì, se non sbaglio non mi sono mai piaciuti, non ho visto la serie. Nikita. Perfetto. Finito. E mi spiace, dottore, qualche pizza lo dobbiamo far fare. C'è troppa gente perché lo sottovaluti e mi metta a giocare a rimpiattino. Imano wa yase mono datta na. Subete no kouma o taosu made ore tachi wa tatakau. Atsuki kokoro de aku o kiru. Ha! Kore de todome da. Ma l'estetica della roba è carina, come malvagio. Ho resistito due puntate di numero, non ce l'ho fatta. E direi che è una serie famosa, quindi magari è bella. Yoshi, kitai no sonshou wa nai you da na. È un altro robot leggerino che scriva tanto. Yatte miteru. Seigi no tame ni ore wa tatakau. Venga, venga, almeno ancora uno. Esatto, immaginiamo. 4% di colpirci, attenzione. Attenzione. Yoshi, kitai no sonshou wa nai you da na. Kaibutsu ga aite darou to yatte miteru. Seigi no tame ni. Ah sì, non dico che tutto il mondo non ci dice niente, magari sono io che non gli ho dato tempo per apprezzarla. Poi ti capisco, io ve lo dico sempre negli anime, io ho la regola dell'1-3-7. Il primo episodio deve convincermi a guardare fino al 3, il terzo deve convincermi a guardare fino al 7, il 7 deve convincermi a finire la serie. Va bene, facciamo arrivare una Dress Crowd per piacere. No. ...67%. Che brutta percentuale di colpire. Bruttine. Direi che taglieremo gli attacchi tutti uguali di questo robot. Abbiate pazienza. Oh, siamo arrivati, grazie. Allora, non si può settare un setup base e poi gli fai sempre lo stesso. Buongiorno, l'abbiamo già visto, deve essere stato rimandato qua come è successo a noi. Una nave da battaglia volante, delle macchine sono uscite. Capitano, il White Max, gli nemici di questo White Max sta combattendo, mostri, non possiamo definirli diversamente. I mostri stanno attaccando la città, ma il robot sta cercando di fermarli. Pilota il robot bianco, ci senti? Questo è il comandante Mitsuba Garibaldi della Race Crowds. Siamo qui per aiutare. Apprezzo il supporto, il mio nome è il luogotenente Ichiro Gami, capitano della Imperial Combat Review Flower Division. I demoni si sono diffusi in formazione allargata, richiedo supporto per la fianca con i fianchi. Imperial Combat Review Demoni. Sembra che sia il nome di questi mostri. Il computer non ha assolutamente zero match per un Imperial Combat Review, va bene. Quindi abbiamo una persona sconosciuta che usa armi sconosciute, gli conferma alcune cose. Va bene, sono il suo corpo come scudo per proteggere la città, penso che possiamo fidarci. Tutte le unità supportate dal luogotenente Ogami, distruggete tutti i demoni. Che tipo che difende giusto contro tutti questi mostri da solo. Andiamo! Il loro morale è così alto che sollievo. Condannati come questi non ho nulla da temere. Allora sì, in generale perché il
La prima, se non ti piace la prima, non ti piace la premessa. Quindi un anime che non ti interessa. Se non ti piace la terza, cioè ti piace fino alla terza, non ti piace il tema dell'anime. Se non ti piace dalla prima, se alla settima dici non mi convince, non ti piace lo sviluppo della storia. Per struttura degli anime sono le puntate in cui puoi giudicare quell'aspetto. Allora, che ve lo so di Mikazuki che manca forse. Orga, quanti ne devo menare? Tutti? Tutti? Ti preoccupare, tu mena. Vabbè. Niente, mica lui non manca. E saluta. E aspetta, prendi il tuo turno. Va bene, mica giù il pass di livello. Ah, così vediamo quanti danni fanno. Però lui vorrei fargli fare più pix. Quindi facciamo così. Da qua ci arrivo. Grido beam. Ottimo per i miei peli con questo fuori di dodge. Attento che ci sono mecha con un dodge decente e mecha con un dodge eccezionale. Sono diversi. Quello è un mecha con un dodge decente. Il combattler ha dodge schifo. Gridman ha un dodge decente. Allora stavamo dicendo. No, però scusi, vada qua. Faccia così. Dai, ce la puoi fare, Vultus. Ti credo, Vultus. O Voltes, ti credo. No! Mancato! Missu! Tanto mi colpi. Non ho guardato quanti anni mi ha fatto, vabbè, pazienza. Signor Mazinga! Poi conta che anche un'altra cosa da considerare è il piloti. Perché un robot che ha 5 piloti ha abilità di 5 persone diverse. Un robot con un pilota solo, un solo gruppo di abilità. Io non ci credo che l'Ikaruga prende. Che possono colpire l'Ikaruga. Non ci credo. Come il Saibuster, non ci credo che lo possono colpire. Neanche se si impegnano lo colpiscono. Allora, un Rayart e un Simpa. Se io faccio così, la Sword lo ferisce solo. Come che probabilità brutte tutti. Pessime probabilità. Schiva.
in posa plastica schiva. Vediamo quanti anni fa a Riot. No, non lo sappiamo. Allora, io per principio vorrei abbatterne il più possibile al primo turno. Red una schivata decente, ma meno di tanti altri. Fucile fotonico. Tu spari, sei un cecchino tu. Anche il nostro Edge potrebbe finire in panchina, eh. E a rischio anche il nostro Edge di finire in panchina. Non è così efficace da giustificare portarcelo dietro, anche se il protagonista della... Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Attenzione, questa... 45 di colpire, 85... 45 di essere colpiti e 85 di colpire. Schiviamo. Drill Pressures? No, Ginga Bledo. Come la chiamavano in Italia la spada? Spada diabolica, spada diabolica. Va, un attacco lo posso sopportare di sicuro. Attenzione, guarda che picchino! 1200 danni. Siamo a 14.388. Lei mi dispara piselli, ma dai! Bastava, perché dobbiamo sprecare munizioni di altra roba quando lo spara piselli è più che sufficiente. Vabbè, non guarda, non so neanche guardarla questa animazione, perché oggettivamente Ernie non uccide un colpo e come non uccide un colpo. Vai, vediamo il combatto ora quanti danni prende. ...751, mamma mia che miseria. Va bene. Ha mancato. Va bene. Ti credo neanche. Vada, vada, faccia cosa. Allora, qua abbiamo un Ikaruga. No, non abbiamo abbastanza morale. Attenzione. Eh no, non abbiamo abbastanza morale. Ah beh, però potremmo abbatterne una.
tipo questo, 45%, ma non mi prendo di 52%. Allora, Spirit. Bravo. Attacca. Bastano questi? Quello lascerà il Mazinga, guarda. Non riesco ad analizzare il pattern del comportamento nemico. Sparategli forte. Avendo lei killato, però sfortunatamente non ce l'ho a 4 l'Ikaruga, maledizione. No, non riusciamo a usare l'attacco che volevo usare dell'Ikaruga. Quindi 25. Non aveva abbastanza morale per fare cose. Dobbiamo aumentare tutti i morali d'inizio, quelle robe lì. Allora, non ha mancato neanche stavolta, mica tu, che gli frega a lui, visto queste robe, le statistiche, perché leggerle? E non fare 8000 danni di critico. Uno appresso all'altro. Allora, move. Attack. Lip slasher. Ore va ore no yarikata de iku. Volevi far bella figura, che adesso che ti ho detto che ti lasciavo a casa. Ti ho capito, io volevi far bella figura. Allora, se io vado qua, mi faccio un Thunder Break. Abbiamo fatto un altro, fare un altro punto di score a Tetsuya. Tra l'altro poi l'unica cosa che sappiamo è che con la promozione a Ace Koji prende il nuovo robot. E ci arrivo. Ci arrivo. Vai. Bravo, che ci pigli Koji Kabuto. Cosa ci resta a lui? Città è salva. Grazie ai ruotenti Ogami, le persone di questa città ti devono la vita.
non c'è problema, ho fatto quel che avrebbe fatto chiunque. Noi nelle scout abbiamo raccogliendo persone, sempre la solita trama. Ve lo dico, inutile che sto a spiegarvelo, se lo caricano in casetta. È stato un casino quando sono arrivato a questo mondo, ma sembra che ora possa rilassarmi. Purtroppo deve farlo per tutti, perché non sa, tu puoi saltare tutte queste missioni se vuoi. E questo è il mio rapporto su quello che mi è, tutto quello che mi è successo. Ovviamente posso solo commentare cose che ho provato di prima persona. Se lo carico non scese mai più, esattamente. Imperial Combat Review, Demoni, Spiritual Armor. Ovviamente Ogami, come lei ha capito, è stato mandato in un mondo molto diverso dal suo. Sono stato portato qui per una ragione. Non posso credere, abbiamo una delle scelte? Abbiamo delle scelte, ci sono dei branching dialogue in questo gioco. Sono stato portato qui per una ragione, non posso credere che sia stata una scelta in questo casino, questo è un sogno, deve esserlo. Ma sì, portato qui per una ragione. Grazie capitano, per cosa? Parlare con te mi ha aiutato a capire i miei sentimenti, credo che sia stato portato qui per una ragione. D'ora in poi onorerò questa ragione qualunque sia. Cosa comporta? Non sono sicuro, lo considererò, ma sicuramente si allinea per me, non esiterò. Attenzione, branching option dopo 14 ore di gioco. Vuole unirsi a noi? Prego, come ho spiegato, investighiamo queste anomalie, potremo raccogliere informazioni per mandare al mondo originale, ci sono altre persone trasportate che non sono giunte da Dread Cloud. Se ci aiuta, spero di risolvere la situazione e ritornare a casa. Grazie capitano, viaggerò con voi volentieri, siccome vi occupate di me vi assisterò. Grazie, va bene, grazie mille signor, grazie, sembra che combatteremo assieme. Tu sei Kichigo, sono dei piloti del Voltesvie, abbiamo combattuto assieme prima. Ferma tutto, tu ricordi la macchina gigante che ho incontrato quando sono stato mandato qui la prima volta? Apprezzo il tuo aiuto laggiù, non vedo l'ora di lavorare con te. Anche per me, Ciracoso, penso che faremo un grande team. Bene, ho già un piede in questo mondo, ora devo fare la mia parte. Queste voci che ho sentito quando sono stato mandato qui erano Sakura ed Erika. Non sono in questo mondo, non è un indizio, è una certezza. Che adesso ci sbloccherà la missione per andare a salvare Sakura e Erika. Amica Zuki, siamo a 29. Bravo Amica Zuki. Seguito da Koji a 26. Seguito da Tetsuya a 23. Perfetto. Save. Ora ci ha sbloccato la missione della tipa. Per ora ancora no. Ok, la prossima volta si sbloccano Ultraman e Getter Robot. Mi sembra palese. Ultraman e Getter Robot. Chissà quale Getter. Vedremo, lo scopriremo. E poi nell'ultimo gruppo di missioni sulla Terra abbiamo ancora questa e questa. Queste due. E poi si parte per lo spazio alla ricerca dei Gundam. Buonasera Gwenfar, abbiamo visto i primi Zaku. Sì. Buonasera. 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 Allora. Chi è sta qua? In un mondo piegato dalla guerra e dagli intrighi, un samurai solitario appare a portare la luce della speranza in un futuro oscuro. Prossima volta su Super Robot Wars 30, il samurai di New York arriva nell'altro mondo. Non è vero? Sarò un grande uomo. Chi sei tu? Bang per i tetti. Chi è sta signorina? Perché si chiama come un sogno zodiacale? Ma non lo so, ma c'è un sacco di gente in questo gioco. C'è un pullman di gente. Ammetti, non so, neanch'io, Vili, neanch'io, non so cosa affrontiamo mai. Va bene, io a questo punto direi che vi ringrazio della compagnia. Noi ci vediamo sabato.
vi auguro di passare un buon venerdì sera. Grazie che hai fatto la resub, grazie delle chiacchiere, grazie di aver deciso di passare la serata con me. È sempre un piacere passare la serata con voi. Buonanotte a tutti e ci vediamo sabato. Ciao.